Cane Caccia TV Web, abbiamo con noi Giorgio Beretta, autore di 24 punti, però Cassano purtroppo oggi ha perso in casa dopo un tempo supplementare, una battaglia oserei dire, forse già da partita da playoff, Giorgio. Sì, squadre di prima fascia, come dice la Prealpina, sicuramente non in questo momento perché ancora entrambe secondo me da rodare, da oleare, un po' arrugginite sia dalla preparazione atletica che dal fatto di aver cambiato organico in ruoli importanti. 24 punti non servono quando perdi, bene, però questo meno 8 sicuramente poteva essere qualcosina di meno, forse se gli arbitri non avessero nell'ultimo minuto fatto qualche fischio un po' discutibile o perlomeno di protagonismo. Speriamo di non pagarli alla fine dell'anno e buona partita da parte di entrambe le squadre, più errori liberi noi che secondo me paghiamo perché uno scarto comunque così sottile appunto può essere dovuto anche a tanti errori di tiri liberi nostri e meno da parte loro. Perfetto, preciso, conciso, mi hai già scavalcato una domanda, te ne faccio una velocissima, prossima gara a fuori casa. Fuori casa, sicuramente però Cassano cercherà di ripartire, visto anche considerato la buona partita che avete fatto a Robbio, sì, campo anche quello assai difficile. Molto ostico, secondo me a Robbio troveranno difficoltà molte squadre, perché è un campo anche molto bello dal punto di vista stilistico, però la squadra è ostica perché vincente della Serie D, ha molta armonia nei giocatori e insomma non sarà facile andare a vincere là per nessuno. Giorgio, bocca al lupo, grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Grazie.